Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Buon San Valentino a tutti! Oggi parliamo delle 5 storie d'amore più belle che io abbia mai letto. Fatemi sapere giù nei commenti quali sono le vostre storie d'amore preferite, così possiamo scambiarci anche qualche consiglio. Come non partire con Cime Tempestose, che racconta l'amore di Heathcliff verso Catherine. Ma il loro sarà un rapporto distruttivo, un rapporto caratterizzato da gelosie e da vendette. Io ovviamente non sono nella posizione giusta per fare campagne di questo tipo, però io vi invito, sia uomini che donne, a scappare da ogni tipo di rapporto, velenoso e distruttivo come quello dei protagonisti di Cime Tempestose e di cercare il vero amore, perché quello non è un vero amore. Piuttosto, appunto, troverete sicuramente, se lo cercate, un amore come quello dei protagonisti di Orgoglio e Pregiudizio, un amore che scavalca tutto e tutti. Infatti, i due protagonisti, Jane e Charles, non solo avranno da superare, tra virgolette, le pretendenti di lui, ma anche l'opposizione delle sorelle, appunto, di Charles, che faranno di tutto per evitare il loro matrimonio, però alla fine, come ho appena detto, il loro amore supererà tutto e tutti. E questo, secondo me, è un rapporto meraviglioso d'amore che può essere anche tra due fratelli, due sorelle, oppure tra un figlio e un genitore, tra due genitori, coi nonni, con qualsiasi parente o comunque con un'altra persona, magari che sia uomo o donna, insomma, noi non siamo razzisti. Viva l'amore e viva quel rapporto di felicità, di gioia e condivisione dove si sta bene. L'amore è un porto sicuro dove possiamo rifugiarci, quindi sono due storie in contrapposizione, ma entrambe assolutamente veritiere, o meglio, verosimili. E quindi vediamo due facce della stessa medaglia, due tipi di amori, uno più distruttivo e tossico, che purtroppo possiamo inciampare in questo tipo di amore, non facciamoci una colpa. Assolutamente non facciamocene una colpa, però possiamo anche capitare, e io mi auguro che tutti capitiamo quest'ultimo tipo di amore come quello tra Jane e Charles. Così come l'amore meraviglioso che c'è tra i due protagonisti delle pagine della nostra vita. Questi due protagonisti si incontreranno, si innamoreranno e vivranno un amore meraviglioso, ovviamente azzuffandosi anche, però hanno costruito un rapporto stabile, sicuro, come dicevo poco prima, e un amore che porterà oltre la malattia i due protagonisti, perché poi lei si ammalerà di Alzheimer, non ricorderà nulla di quello che hanno vissuto, della famiglia che hanno messo su, di tutte le loro avventure d'amore e tutte le loro scelte della casa, appunto anche della famiglia, lei non ricorderà nulla del loro amore, e quindi lui pazientemente ogni giorno in ospedale le racconta la storia, le pagine della loro vita, del loro amore. E lei, quando ha quei momenti di lucidità, quando riesce a vincere per poco l'Alzheimer, si ricorda del marito, è una sensazione molto bella vedere che lui ha pazienza e sta lì, sopporta il dolore di vedere la moglie che non ricorda nulla di lui, della sua famiglia, del loro amore. È un po', come dire, triste, no? Molto triste, molto, molto doloroso, però l'amore porta anche a questo. L'amore è quello genuino, quello bello, quello vissuto veramente bene. E Le pagine della nostra vita, tra l'altro, è anche un film meraviglioso con Ryan Reynolds, se non sbaglio, che io amo, è un attore che io adoro, quindi da non perdere assolutamente questa storia. Poi abbiamo un altro
romanzo, un altro classico, diciamo che mi ci collego con Orgoglio e Pregiudizio, cioè Romeo e Giulietta, l'amore di questi due ragazzini che però è ostacolato dall'odio delle loro famiglie, però vince il loro amore, vince su tutto e su tutti, perché poi si sposeranno, moriranno insieme, sempre per colpa dell'odio che invece deve essere abolito, dovrebbe essere abolito. Quindi diciamo sono due storie simili ma anche diverse, naturalmente, perché per trama, per personaggio, ovviamente un po' per tutto. Però quello di Romeo e Giulietta e quello e l'amore tra Jane e Charles, diciamo, possono essere, cioè, secondo me possono essere messi un po' a paragone, vincono sempre i protagonisti nel loro amore. Quindi l'amore, comunque quello vero e quello genuino, diciamo, vince sempre su tutto e su tutti. Poi abbiamo l'amore disperato di Gatsby, del grande Gatsby, appunto, verso la sua amata. Lui la cerca in ogni dove, in realtà in ogni dove della sua casa. Infatti lui organizza ogni sera delle feste, lui è molto ricco e spera che la sua amata lo raggiungerà. Lo farà, però poi ovviamente sarà a compito vostro leggere questo libro, che tra l'altro è anche il mio preferito tra quelli citati. Io ho questa edizione molto bella e mi piace un botto, l'ho letto in pochissimo tempo, forse un paio di giorni scarsi. Quindi questo tra l'altro costa 6 euro questa edizione, quindi è anche molto economica e stradoro questa edizione del Grande Gatsby. E un amore un po' travagliato anche questo, però alla fine si vede che lui ci stava sottissimo, insomma, come si dice dalle mie parti, non so se anche nelle vostre regioni si dice, lui era proprio innamorato perso di lei e voleva in qualche modo riaverla e provare amore per lei e con lei. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere, ripeto, cosa pensate di questi 5 libri, se li avete letti e se avete qualche altro suggerimento su quali sono le vostre storie d'amore preferite, che siano romanzi, film, serie TV, qualsiasi genere. Fatemi sapere. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!